Ci stiamo avvicinando all'appuntamento importante della Supercoppa Italiana in programma questo fine settimana, sabato e domenica, alla Pala Barzacchi, organizzata dal Centro Giovani Calciatori, con le partite alle 18 di sabato pomeriggio tra il Lodi ed il Bassano e il derby versiliese alle ore 21 tra l'Hockey Forte dei Marmi e il Centro Giovani Calciatori. Poi domenica sera alle 21 la finale di questa importante manifestazione che anticipa un po' quella che poi ci sarà il 14 e il 15 di ottobre, quando arriverà la Continental Cup a Viareggio, sempre organizzata dal Centro Giovani Calciatori, dove ci sarà una riunione con gli arbitri internazionali italiani tenuta dai vertici della CERS sulle novità regolamentari sull'utilizzo del tabellone elettronico di 45 secondi, per adesso solo in campo internazionale. Intanto la sezione viareggina del CTA si appresta a iniziare una nuova stagione agonistica, come sempre ai massimi livelli. Dopo l'esperienza importante in Cina, a Nanchino, di Franco Ferrari, quattro sono gli arbitri internazionali, oltre che Franco Ferrari, Giuseppe Bonucelli, Massimiliano Carmazzi e Luca Molli. Un nuovo direttore di gara per il campionato di Serie 1 è approdato, è viareggino ed è Mario Trevisan. Nelle serie minori ci sono Alessandro Capparelli, Andrea Rossi, Donato Minonne e i neopromossi Massimo Cardelli e Sandro Raffaelli. Prossimi altri arbitri giovani che dopo l'esperienza che hanno fatto si affacceranno alla ribalta superiore, che sono Edoardo D'Alessandro, Massimo Nucifero, Luca Lossi. Alessandro Da Prato, ex arbitro internazionale proprio del CTA Viareggino, sarà oltre che il responsabile della formazione direttori di gara italiani, responsabile della sezione viareggina. Quindi senza dubbio importante il CTA di Viareggio, come sempre, che ha sfornato, come si dice in gergo, arbitri ad alti livelli.